tempo di record, perché l'anno scorso appunto c'era una parte del mio team che voleva tornare a Sanremo e una parte in cui ero compresa anch'io, che insomma ero ancora assorbita da tutto quello che stava succedendo. Per cui abbiamo corso tanto, abbiamo lavorato giorno e notte per realizzare questo album, che era l'unica condizione imprescindibile per me per una partecipazione al festival. Insomma, andare per guadagnarsi 20 date nelle piazze d'estate sarebbe stato veramente uno spreco di energia, una presa in giro verso chi crede in quello che fa. E per cui è venuto fuori questo album in cui doveva esserci anche Grovigli, che è una canzone che ho scritto a Parigi l'anno scorso con i miei ragazzi quando eravamo in tour in Francia, e però non era pronta, per cui è rimasta lì, ma il titolo sembrava appunto emblematico dello sdoppiarsi, del mescolarsi, fare guai, che caratterizzava appunto il momento in cui abbiamo lavorato tutto questo. Poi di fatto tutto quello che è successo dopo ha spiegato ulteriormente, ha giustificato ulteriormente questo titolo, proprio perché sembra che qualunque cosa succeda nella vita e qualunque cosa si risolva, si sciolga, si viva, porti a un nodo ancora più grosso che va sciolto di conseguenza, ed è una sensazione molto positiva. Grazie. Bene, altre domande, prego. Io come passerai questi giorni qui? So che insomma la Riviera già la conosci, però ecco, San Marino resta un mondo un po', no? Sognante, però ecco, come trascorrerai questi giorni qui, oltre a lavorare sodo, la preparazione? Ma direi, ho organizzato le prove in modo da avere la mattina libera e riuscire ad andare a vedere. Sono molto curiosa rispetto alla parte storica, medievale, la parte più antica di San Marino, e soprattutto c'è il mio batterista che è uno storico dell'arte e ho ossessionato poi da quel periodo storico, per cui mi farò portare per mano verso tutte le varie segrete, gli affreschi e tutto quello che c'è da vedere, insomma. Bene, altre domande?